Siamo in collegamento con Gianni Lepre, ben trovato come ogni lunedì, Presidente. Salve a tutti e buona settimana. Una settimana difficile per i contribuenti morosi, arrivano le cartelle esattoriali, cosa accadrà? Sì, sono in arrivo dal comune di Napoli 200.000 cartelle esattoriali per chi ha evaso IMU e TARI. Ovviamente cosa accadrà? Chi ha da perdere pagherà, chi non ha nulla da perdere, continuerà a non pagare. Tra le altre cose, noi dobbiamo ricordare che è utile e importante pagare le tasse, però dal nostro canto, dalla parte del cittadino, dobbiamo dire che comunque è altrettanto ovviamente necessario che il comune offra dei servizi più adeguati, quindi più infrastruttura, più sicurezza, più servizi pubblici, meno burocrazia. Ovviamente di tutto questo ne gioveremmo noi cittadini in generale, cittadini virtuosi in particolare, dobbiamo dire, e di questo se ne gioverà anche il turismo, che sta diventando una colonna portante ed importante della nostra economia. Più si offre al turista, meglio si offre e naturalmente più ne verranno. Certo, c'è cioè, a fronte insomma, di queste cartelle non pagate che sono sicuramente un grave danno anche per il comune perché i servizi devono essere garantiti, ma se non paghiamo tutti è difficile anche reperire le risorse adeguate. C'è da dire che però il comune di Napoli non riscuote i canoni dei negozi in fitto e c'è un'inchiesta della Procura. Beh, non soltanto dei negozi in fitto, ma anche degli appartamenti in generale. Su questo versante c'è un'inchiesta da parte della Procura contabile per cercare di capire qual è il danno erariale, che è un danno erariale importante, ma non soltanto, anche cercando poi di stanare i colpevoli di questa negligenza che ovviamente va a danno di tutti quanti noi cittadini. Noi dobbiamo ovviamente sperare ed augurarci che in effetti vengano, come devo dire, non soltanto ovviamente determinati i danni che il comune ha conseguito, ma anche praticamente vengano colpiti poi i colpevoli, individuando loro e dando comunque a loro un esemplare, come devo dire, punizione. Certo, però d'altro canto c'è da dire, e lei chiaramente ne ha la percezione perché assiste tanti commercianti nella sua attività lavorativa, i fitti sono alle stelle, bisogna in qualche modo anche tutelare i commercianti onesti che non riescono più a far fronte a questi fitti che sono aumentati in maniera esponenziale. Beh, noi dobbiamo sperare che naturalmente ci siano anche per i fitti commerciali ad artigianali, ci sia la cedolare secca, in modo da ridurre le tasse da parte di chi concede in locazione il proprio immobile, il proprio negozio e quant'altro. Quindi in questo modo naturalmente, riducendo la tassazione, in automatico si dovrebbe ridurre, diciamo, quello che è il canone di locazione. È importante, i piccoli negozi, negozi di vicinato in modo particolare, devono avere un aiuto perché stanno subendo la concorrenza da parte dei grossi network per quanto riguarda le vendite via internet, e quindi noi dobbiamo salvaguardare un patrimonio importante della nostra economia, quindi anche cercando di ridurre con gli aiuti istituzionali, di ridurre i fitti. È importante, ripeto, perché ne va della nostra economia. Del resto, poi tutto sommato, noi cittadini dovremmo, come devo dire, essere grati a questi piccoli negozi che fanno di tutto per sopravvivere e per portare avanti la nostra economia. Tra le altre cose, dobbiamo dire che
A noi tutti fa comodo comunque scendere giù e fare la spesa dal salumaio o praticamente al negozio di abbigliamento giù da noi, però per fare questo dobbiamo andare a comprarvi e quindi dare loro una mano. E quindi proprio in occasione delle festività natalizie, dove notoriamente c'è una maggiore spesa e un incremento dei consumi, invitiamo i nostri telespettatori a recarsi ai negozi di prossimità, perché comprano sicuramente un prodotto di qualità e fanno bene anche all'economia della loro città, Presidente Lepre. Ma e l'economia della città fa bene all'economia di tutti quanti noi lo stiamo dicendo, lo abbiamo detto in apertura del nostro collegamento. In effetti dobbiamo far muovere l'economia. Far muovere l'economia significa acquistare anche nei negozi giù da noi, tanto per intenderci, affinché questi possano pagare la Tari, tanto per intenderci, e c'è poi un ritorno per tutti quanti noi, anche attraverso, diciamo, il miglioramento dei servizi. Presidente Lepre, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci, ci vediamo come sempre lunedì prossimo per cercare di fare chiarezza in una materia così complessa come quella fiscale, ahimè. Grazie a voi, alla prossima.